L'amore di Gesù Cristo, carissimi figlioli presenti in cappella e quanti ci seguite attraverso Radio Domina, oggi celebriamo il venerdì dell'ottava di Pasqua. Quasi quasi comincia a dispiacere di dover lasciare questa settimana così bella, che è come se fosse un solo giorno. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, dice il Salmo che ci trasmette proprio questa atmosfera dell'alleluia, questo dinamismo alleluiatico nel quale sempre dobbiamo vivere. L'ultima parola non è il Calvario e il sepolcro vuoto, l'ultima parola non è il venerdì di Santo, del venerdì santo, ma la domenica di Pasqua. L'ultima parola non è il buio delle tenebre del venerdì santo, ma il mattino glorioso di Pasqua. È urgente che in questo tempo noi recuperiamo, miei cari figliuoli, questa consapevolezza che Gesù è risorto, perché cambia tutto nella nostra vita, cambia tutto. E noto, devo dire il vero, una certa apprensione sempre più evidente, perché il cerchio con ogni evidenza si stringe, da parte anche del piccolo resto riguardo dei diktat, o comunque se diktat non sono, dei continui appelli a vaccinarsi, e tanti del piccolo resto che hanno dubbi, diciamo legittimi, a riguardo del fatto che possano essere stati fatti con dei fake umani e che possano creare problemi anche da un punto di vista semplicemente morale. C'è smarrimento, c'è disorientamento, e chi è figlio? Siamo solo appena agli inizi, siamo solo appena agli inizi. E i 3 anni e mezzo dell'anticristo di cui parla l'Apocalisse non sono 3 anni e mezzo necessariamente diciamo reali, sono simbolici. 3 e mezzo è metà di 7. 7 è la competenza, e quella appartiene a Dio. Ma Satana, che vuole scimmiottare Dio, si prende la sua parte. E se così siamo destinati a vivere nel tempo dell'anticristo, che faremo? Ci piangeremo addosso? È questo che il Signore risorto si aspetta da noi? La paura? La paura è questa la reazione che dobbiamo avere di fronte a quello che sta accadendo. Dice: ma così non potremo più partire perché ci vorrà un passaporto sanitario, così non potremo andare a fare la spesa. No, non sarà necessariamente così. Casomai si sarà guardati con sospetto, ma non siamo forse già abituati a questo da quando le prove tecniche sono quelle di stare con Papa Benedetto XVI? Non ci guardano già forse tutti come se fossimo dei vostri? Poc'anzi ho visto un articolo pubblicato dal sempre ottimo giornalista Andrea Cionci, che ha fatto un articolo su Don Bernasconi, però poi si sofferma molto a lungo sul sottoscritto, no? E allora appunto, noi che abbiamo deciso di stargene con Papa Benedetto XVI, siamo già scomunicati. Almeno io, rispetto a tutti voi, se me lo consentite, a questo punto sono in una posizione di estremo privilegio. Volete voi che se mi hanno dato già come chiesa falsa, 2 scomuniche, i governi falsi, mi preoccupo se non, come dire, casomai decido di non fare il vaccino, insomma, che mi costringono, non è l'unica cosa che faranno di guardarci come già stanno guardando quelli tra di noi che siamo con Papa Benedetto, come se venissimo da un altro pianeta, ci emarginano, ci isolano, capito? Ci mettono i margini. Ma dove è scritto che questa marginalizzazione sia poi così negativa nella società di Satana? Perché questa è la società di Satana. Non c'è Dio in questa società. E come potremo stare bene a Babilonia? Questo è già il tempo del triplice 666, che ha intelligenza, nous, dice Giovanni nel testo greco, calcoli il numero della bestia, il suo nome è il nome di un uomo, e la sua cifra è 666. Siamo già nel tempo della grande impostura, della aspettativa di uno scontro finale. Lo si sente, lo si avverte, si avverte questa inaffidabilità nei confronti di chi dovrebbe, diciamo, guidarci. E se accade nella Chiesa, volete che non accada nel mondo? O forse pensavate che col mondo andava diversamente? Dunque, il messaggio di questa settimana di Pasqua è molto chiaro: dobbiamo essere forti, dobbiamo essere pieni di fede.
pieni di fede. Mi viene in mente questo momento quando Padre Pio, una volta, andò a trovarlo Don Amort. Era giovanissimo Don Amort e Padre Pio invece era un po' avanti negli anni. Allora Don Amort racconta che disse a Padre Pio a un certo momento: Padre, però ogni tanto all'inizio c'è sempre un po' di paura. E Padre Pio gli ha risposto: guaio, sai quello, parlare del diavolo, vede che tu hai paura, ti salta addosso. È al contrario, è al contrario. Sant'Agostino, in tempi non sospetti, anti 68, diceva: è come il marito con la moglie. Quando si sposano, la moglie vuole prendere sempre più campo nei confronti del marito, ma se il marito lascerà la bene, va bene, perde ogni spazio di autonomia. E così è. Allora, io ho trovato uomini sposati che praticamente sono degli autoni, perché stanno per dire qualcosa a mia moglie, e la dire, ma lascialo dire a lui, per carità di Dio. Allora, invece, quello che dice Sant'Agostino, che se invece l'uomo a un certo punto dice: no, no, questo qui decido io, la moglie un po' prende, un po' come lascia un po', grazie a Dio, di autonomia. Poco dice Sant'Agostino, lo dico per i modernisti, per carità, ma è per dire che Sant'Agostino dice: così è il diavolo. Se tu nel diavolo ti punge, come sta facendo adesso, che deve le tecniche della regia mondiale, vede che noi ci spaventiamo, ci salta addosso. Se invece vede che iupone, resistiamo, allora le cose forse cambiano un po', capito, miei cari figlioli? E da dove dobbiamo attingere la forza? Da noi stessi? E non so, al mattino ci prendiamo il sostegno o prendiamo la pillola di Superman, lì diventiamo l'incredibile Hulk. Cosa dovremmo fare? Che cocktail? Non viene da noi la forza, la nostra forza è Gesù Cristo. È il Kyrios, il Signore che ha vinto, lui ha già vinto. Allora noi viviamo un anticipo della sua vittoria. Dunque, mi sembra che questo tempo che stiamo vivendo è un tempo nel quale non dobbiamo avere paura. Figlioli cari, vorrei dirvi: ci sono dei diritti inalienabili della persona umana, iscritti nella legge naturale, nella coscienza collettiva degli stati e dei governi del mondo. Laddove questi diritti inalienabili verranno, diciamo così, calpestati, se lo faranno, in ogni caso sarà evidente, no, che il camuffamento sanitario nasconde soltanto una dittatura che ha di vista il controllo delle individualità e delle menti umane, delle libertà. Libertà che è garantita, lo ricordo, dalle costituzioni non solo d'Italia ma di molti stati del mondo. La mia naturalmente non è una campagna novax, io non sono novax, sono non sono novax, quindi la mia missione non è di essere quello novax, Domino Tella è novax, no? Ma mica sono lì per pigliarle, perché voglio dire, conoscete, penso un po' tutti, il film Rocky 4, no? È un film che può darsi che stasera me lo rivedo, sempre mi piace molto, è come se lo vedessi sempre la prima volta, mi motiva molto quel film lì. Però perché ho saputo nei giorni scorsi che sempre l'espresso Salone stia preparando una settantenne una sorta di nuovo Rocky, ma non mi da escludere. Comunque vorrei dire, è bello quel film, perché attenti bene, c'è un messaggio per tutti noi del piccolo resto cattolico. Le biglia, primo round, secondo round, ti spiezzo in due, non viene Draghi, no? Viene Bax, vengono i Vax e vengono i Bax, i Bax Vax, o i Vax Bax, vedete voi, perché voi vedete che c'è più, penso l'avete notato, ormai Bax e Vax, e Vax e Bax, no? Vengono insieme e ci dicono: ti spiezzo in due. Inizia lo scontro. Ecco, inizia il round. E il primo, il secondo. Ma come le piglia, Rocky? Caspita, come le piglia. Due scoloniche. Bellissimo quel sottofondo musicale. Poi stasera ce lo vedo. E un po' di nuovo. E tutti contro. Esso è la mosca.
personal trainer quando sbassa il suo allenatore. Resisti Robin, resisti, sì, sì, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male. Berz, non fa male. E per carità di Dio, figlioli miei, per carità di Dio, sono esseri umani come noi. Io tante volte quando li guardo dico che comunque io penso rispetto a loro, almeno un vantaggio rispetto a loro ce l'ho, che sono più giovani, quindi questi che vanno al governo, Biden, avete visto, è cascato 3 volte nella stessa situazione mentre saliva, questi cascano, è cascato Berz, è cascato Biggs, tutti cascano. Di che cosa dovremmo avere paura? E Rocky resiste, ma alla fine, quando arriva la sua vittoria, sta unicamente in questo, come noi, arrivare all'ultimo round, capito? Dobbiamo arrivare all'ultimo round di questa battaglia apocalittica, e pazienza, sono quelli che non ne capiscono niente, si arrangino. Noi dobbiamo resistere. Allora io non sto facendo una promozione Novax, ognuno faccia come crede, io sto soltanto dicendo, per venire incontro casomai a quelli che non vogliono vaccinarsi, che non devono avere paura. Non c'è possibilità di ledere i diritti costituzionali inalienabili del soggetto umano, almeno in Occidente, tranne che Roma non diventi una seconda Pechino, capito? E tranne che non si vada a Montecitorio e la si trovi come la Piazza Rossa del Cremlino o Piazza Tiananmen di Pechino, mi capite? Allora sì, allora se uno vede quello, cioè, allora finalmente almeno hanno affittato che c'è un governo che garantisce le libertà individuali anche di fronte, casomai, a un appello che loro ritengono legittimo di vaccinarsi, non si fa parlare altro che di questo. Per loro parla più del Vax che non di Gesù Cristo, capito? E questo vaccinarsi e così, allora però va bene se lo dicano, ma se c'è qualcuno che per ragioni etiche o per ragioni personali decide cosa possono fare, certo si limitano, diciamo, gli orizzonti di movimento, chiamiamoli così, perché il dissidente politico è un eroe, il dissidente sanitario è un fetente, questo era il progetto. Vabbè, ma non è detto che se ti limitano è un limite. Io lo vedo su di me, mi hanno limitato, certo, mi hanno tolto la parrocchia e Dio me ne ha data una quasi quasi mondiale, o mi sbaglio? C'ho parrocchiani in Asia, in America, ovunque. Mi hanno scomunicato 2 volte, sono guida, leader del piccolo resto cattolico. Non so se mi spiego. Quindi limitino pure, che poi Dio saprà lui come aprire gli orizzonti giusti. Quindi l'appello che vorrei rivolgere in questo venerdì dell'ottava di Pasqua è questa parola di Gesù: io sono con voi. Tutti i giorni, fino alla fine del mondo, sono con voi. Il Signore non ci lascia soli a dover fronteggiare la battaglia. E al 15° round, Rocky getta a terra, stende, ma proprio gli ultimi istanti. Cosa volete? Dobbiamo attendere il 15° round, c'è niente da fare, e non fate come il cugino, il cognato di Rocky, che dice: Rocky, sai, ho cambiato idea, perché gli aveva detto come vorrei essere al tuo posto. Sai, Rocky, ho cambiato idea. No, è troppo facile vedere gli altri che combattono e noi che vogliamo la vittoria. Ognuno di noi deve dare il proprio contributo e combattere con la corona del rosario in mano. E soprattutto vorrei dire che c'è la Madonna. Questo è ciò che fa la differenza. La storia insegna, quando ci si è messi sotto lo stendardo di Maria con Ardore, la Madonna non ha mai deluso, mai. E la Madonna Nera di Cestocola ha ottenuto la vittoria a Vienna contro i musulmani. La Madonna di Guadalupe, la regina delle vittorie del Rosario, ottenuto la vittoria a Lepanto contro i musulmani. Vedremo, ci pigliano in giro perché rividiamo del passato, vedremo come finirà. Chi crede nella vittoria ha già vinto, miei cari figlioli. E la vittoria è data dallo scontro finale, non dall'insieme di battaglie. Tante volte si possono perdere tante battaglie, ma vincere la guerra. Mi capite? Allora noi dobbiamo avere fiducia nella Santa Vergine Maria. La Madonna è dalla nostra parte ed è soltanto dalla nostra parte, la parte di coloro che si schierano con Papa Benedetto, rimangono nella Chiesa Cattolica. Io sono con voi, dice Gesù, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Fiori miei cari, non perdiamo di vista questa certezza, non abbiamo paura.
Non dobbiamo avere paura, il Signore è con noi. Come Gesù dice a Paolo, non temere. Paolo, ma tutti i personaggi biblici, io sono con te per proteggerti. E se tu, dice Dio a Geremia, li temerai, io ti farò tremare dinanzi a loro. Se invece indurirai il tuo volto come il bronzo, io farò in modo che essi ti temano. Dovete mettervi le facce di bronzo, non fare, diciamo così, i pollicini spaventati, no? I sette nani che vi hanno fatto, scusate, l'esercito di sette nani che fine fa? Capito? Dobbiamo essere forti, di quella forza che viene da Dio. Ce lo conceda la Madonna, ce lo conceda la Santa Vergine Maria, che dobbiamo ora più che mai in questo anno dello Spirito Santo 2021 invocare con un dolce, assolutamente straordinario titolo di Regina delle Vittorie, o se volete ancora di più Regina del Rosario, Regina del Profondo Mese. Esatto, sarà, e un giorno sarà la Madonna del Rosario di Pompei. Invochiamo la Madonna col titolo potente di Regina del Rosario, non ci accadrà nulla, proprio nulla, i camuffamenti saranno svelati, i piani saranno sventati. E se non voleste credere a quello che vi dico, credete almeno alla mia testimonianza. Avevano un piano, come scrive oggi Cionci, quello di farmi fuori. Il piano era quello di eliminarmi. E scrive Cionci, e in realtà Dominutella da quell'epoca è uscito ancora più convinto della sua missione, cosa che i nemici non si aspettavano. Capito? Ma dipende da noi subiti, come Ivan Drago quando si vede che, quando vede che Rocky non cede. Li piglia ma non cede, così siamo noi, le pigliamo ma non dobbiamo cedere perché Dio è con noi, quindi il morale deve essere alto, ma mica io voglio andare dopo che finiranno queste restrizioni in giro per l'Italia a vedere musi duri, ma io mi sto a casa mia, perché sia chiaro, io voglio vedere gente motivata, luminosa, sorridente, gioiosa. Capito? Come i cristiani delle prime generazioni che erano pieni di fede. E oggi in questa Santa Messa preghiamo per le anime del Purgatorio, è il penultimo giorno della novena alla Divina Misericordia. Gesù dice di pregare, come dicevo stamattina nella catechesi, nella rubrica Santi Caffè, di pregare per quelle anime che sono nel carcere del Purgatorio. Ecco, prendiamo modo per le anime del Purgatorio, una grazia che concediamo loro, il suffragio. Non dimentichiamo che il modo migliore per stare legati ai nostri defunti è il suffragio, cioè la preghiera, soprattutto la Santa Messa offerta per le anime del Purgatorio. E concludendo vorrei dire che siccome domani non c'è la rubrica, però è l'ultimo giorno della novena, allora anticipo ora, adesso quello che non potrò dire domattina. Domani è l'ultimo giorno della novena e assai singolarmente, inaspettatamente, Gesù diciamo consacra l'ultimo giorno della novena, questa è una cosa che mi ha sempre stupito, alle anime tiepide. E io non me lo sarei aspettato. Perché mancano certe categorie nella rassegna dei nove giorni? Ed è strano che Gesù si preoccupi, diciamo così, delle anime tiepide e aggiunge, sono quelle che nella mia amara passione mi hanno fatto soffrire di più. È qualcosa su cui dovremmo riflettere. Oggi noi cattolici italiani, parliamo dell'Italia naturalmente, siamo molto tiepidi. La tiepidezza è un brutto male, perché non c'è né caldo né freddo, dice l'Apocalisse. Gesù dice il Kyrios e io ti vomito dalla mia bocca. Domani Gesù, oggi le anime del Purgatorio, ma domani Gesù ricorda queste anime che sono carne e pesce, che vivono una fede di convenienza, che non vogliono mai esporsi. Allora questo ultimo giorno, domani, della novena della Divina Misericordia, ci ricorda proprio questo appello a tenere il cuore sempre ardente d'amore. Io sono con voi, dice Gesù, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. E così ci prepareremo, dopodomani, terminata la novena, all'altro grande momento di questo culto della Divina Misericordia che quest'anno abbiamo così tanto valorizzato da aver costretto Bergs ad andare a Santo Spirito in Sassia. Mi sto preparando un altro paio di diciamo intensificazioni rispetto ai luoghi dove non è andato.
Per esempio, mi pare che a Pompei non c'è mai andato, ma Mamero Bex a Pompei, vedrete. Oppure non è andato lui, ma Mamero Bex a Lourdes. Lui va dove dico io, ormai questo deve essere chiaro, no? Deve essere abbastanza evidente. Bex va dove dico io. Nel senso, come vedete, domenica, dopo 8 anni, si è ricordato 8 volte da finto Papa, ha celebrato la festa della Divina Misericordia. Bene, la prima volta che va al Santo Spirito, già sa dove c'è questo culto, ma qualcuno mi ha detto, padre, ma quale culto? È una chiesa ormai spenta, buia, a fatica, non è più quello che c'era sotto il governo di Benedetto XVI, ancora prima di Giovanni Paolo II. Ma lui andrà, perché andrà? Perché ha visto che noi riscuotiamo consenso, vanno i furbi, sono modernisti, e i modernisti stessi non sanno più che pesci picare con Bex, perché lo considerano loro anche loro portabandiera, ma intanto fa condannare le benedizioni piene. E i modernisti ci rimangono male, si sentono traditi, però stanno zitti, vedete? È da notare la fedeltà estrema dei modernisti al loro leader, che da quest'altra parte, no? Purtroppo non ce l'abbiamo, siamo frastagliati. E adesso mi delude perché i modernisti snobbano il culto della Divina Misericordia. Io ho un paio di confratelli a Palermo che, siccome io lo facevo già in parrocchia questa roba qui, non sapete voi quello che si sono inventati, quello che hanno tirato fuori dalle loro labbra, bestemmiatori, idolatri di se stessi, le critiche, i beffeggiamenti, la beffardaggine con cui mi hanno condannato, perché ho inculcato nei fedeli durante la mia stagione di parroco l'amore e la devozione alla Divina Misericordia. Peccato che ora i loro bags, parlano con le mani, saranno zitti, fanno fin capito. Queste puntate servono, queste andare così ad essere a manca, per rispondere con senso. Loro sanno che devono tenere dalla loro parte l'intelligenza, no? Modernista, progressista, nello stesso tempo però non devono farsi sfuggire il popolo santo di Dio. E quando arriva uno come Don Nutella, che è il trascinatore di popolo, capito? E lì si preoccupano, perché si possono anche tenere l'intelligenza, ma se poi perdono il consenso popolare, come temono, perché questi hanno solo categorie umane, per niente c'è il soprannaturale, allora sono costretti ad andare al Santo Spirito in Sassia. Non lo so, mi aspetto un fuori programma divino domenica, vedremo. In ogni caso, quello che voglio dire è che domenica prossima è la festa della Divina Misericordia, dopodomani, e Gesù dice a Santa Faustina questa frase qui: le cateratte del cielo si apriranno. Bellissimo. Richiamo un po' il tema del diluvio universale, no? Cioè, San Luigi Maria mi diamo un foro, voglio dire, perché siccome sto finendo, sto andando finendo di scrivere l'Illusione Apocalisse, allora oggi mi sono ritrovato con quella famosa teoria, chiamiamo così, dei tre diluvi. Dice il Monforte nella preghiera infuocata: c'è stato il diluvio d'acqua nella stagione del Padre, il diluvio di sangue, che Gesù ha versato tutto il suo sangue, nella stagione del Figlio, e il diluvio di fuoco nella stagione dello Spirito Santo. Ora Gesù dice che le cateratte del cielo si aprono proprio dopodomani. E perché si aprono? Perché si fa quello che Dio ha stabilito. Dio è onorato, Dio Padre, da questo culto. Dio Padre è consolato. Pensiamo un po' di più a Dio Padre. Sto per aprire uno scenario per far svenire i Bex modernisti. Bex modernisti, vi voglio far svenire. C'ha un cuore Dio Padre? No, perché noi parliamo del Sacro Cuore di Gesù, parliamo del cuore immacolato, del cuore che si sente. Ma c'è un cuore Dio Padre, o è senza cuore? Una cosa che spesso penso. Ma noi sappiamo dire a Dio Padre ti amo? A Dio Padre, al Papà del Cielo, ti amo papà. Più mi tratti male, più ti amo. Più sei misterioso, più... Guardate, non so voi, quelle poche volte che lo faccio, un gorgoglio, un'effervescenza di fuoco, mi si muove. Provate in questo momento il corpo a dire, chiudendo gli occhi, qualcuno ce l'ha già chiusi, chiudendo gli occhi, magari al contrario, quelli che hanno chiusi gli occhi, Dio Padre, ti amo. Ma che accade? Accade qualcosa di sorprendente, è una scoperta. No, perché noi lo diciamo a Gesù, Dio Padre, lui non vuole sentirselo dire, è un papà, è il papà che sta facendo tutto per noi, ci ha dato suo figlio. Certo, è proprio misterioso, è quello dell'Apocalisse, ogni volta che si muove lui, terremoto,
Dai, fino a quando ho visto quell'Apocalisse 16, appena l'agnello, appena sono spinto Santo Sette Spiriti, appena si muove colui che sono sul trono, un grande terremoto scoppio sulla terra, fulmini grandi, tanto che non dire, vabbè, non ti muovere troppo, però ecco, saper dire a questo padre amorevole, ti amo, padre, io ti amo, provate. Viene fuori una gioia sorprendente, è come se fioccasse la luce dentro di noi, il nostro cuore diventa un vulcano d'amore. E a lui piace, mio padre, ne sono certo. Sì, verrà il tempo in cui onoreremo il cuore di mio padre, l'ultima sorgente d'amore, il cuore di Dio Padre. Come si può descrivere? Guardate, Dio è essere infinito, perfettissimo, no? Quindi, certamente, quando siamo segnati dal peccato originale, non riusciamo a, però nello stesso tempo è amore. Dio è amore. Allora Dio Padre è onorato, consolato da questa festa che celebreremo domenica della Divina Misericordia. Io credo che in cielo quel giorno risplendano in particolare i due compagni sono i due apostoli della misericordia. Beh, non è che possiamo avere dubbi, sono Carlo Wojtyła, Giovanni Paolo II e Santa Faustina Kowalska, no? E che bello sapere che, concludo, Giovanni Paolo II, ormai anziano, è andato, si sente bene, diciamo, è andato a consacrare, l'orribile a dire il vero, santuario nuovo di Cracovia, di Bavievi, quello della Divina Misericordia. Era, credo, il 2002, il 2005, poi quindi sarebbe morto, ma già era seriamente provato, anziano, e ha tenuto un'omelia sorprendente, dove più o meno dice così: mai e poi mai avrei pensato che quel giovane che con gli zoccoli di legno passava ogni mattina da qui per andare a lavorare alla fabbrica della Solvay, la Papa avrebbe consacrato questo santuario. Sì, perché mentre Sor Faustina negli anni 30 del Novecento a Cracovia viveva in quel convento dove io sono stato diverse volte e parlava con Gesù, ogni mattina da quel convento, viva Santa Faustina, passava questo giovane ventenne, 25enne, anche meno, 23enne, di nome Carlo Wojtyła, che andava a lavorare alla fabbrica Solvay. E lui dice: non avrei mai immaginato che proprio io, che passavo da qui con gli zoccoli di legno per andare a lavorare, da Papa, mi ricordo che uno solo diventa Papa, non due, tre, uno solo, sarei venuto qui a consacrare, vedete le meraviglie del Signore. E Gesù l'aveva detto a Santa Faustina, quando Faustina, poveraccia, non riusciva a farsi credere, e Gesù gli diceva: tu porterai il mio messaggio in tutto il mondo. E lei è morta a 33 anni di tubercolosi, sepolta finalmente nel suo nascicambo, poi in traducente con sottotitolo, e completamente erano contente che Faustina era morta, perché era una mezza fuori di testa e così. E come Gesù ha potuto realizzare questo messaggio, questa promessa: tu porterai il mio messaggio in tutto il mondo? Ma realmente oggi non c'è angolo del pianeta cattolico dove non sia data l'immagine e il messaggio di Gesù misericordioso. Il diario di Santa Faustina è uno dei più letti in tutto il mondo, capito? È uno dei testi più letti in tutto il mondo, e questo perché Giovanni Paolo II, divenuto Papa, subito si è impegnato a togliere dal segreto l'archiviazione del diario e a restituire legittimità al messaggio. Così noi, allora, oggi pregando per il purgatorio, domani, l'ultimo giorno della novena, guardiamo con gioia questa tappa che ci attende nella domenica della Divina Misericordia. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione, questo è quello che sempre dobbiamo dire, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Così sia. Laudetur Iesus Christus.